Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Brawl Stars. Arriviamo a 300 like, condividere il video, iscrivervi al canale se sei nuovi, lasciare hashtag Brawl Stars qua sotto i commenti per ricevere un cuoricino e passare anche dal video che è uscito prima di questo della challenge del no super. In pratica sarebbe vincere una sopravvivenza senza super e siamo stati molto fortunati, devo dire. Ma andiamo avanti ragazzi. Sono stati contati quante uccisioni è riuscito a fare Eugenio. Da quando è uscito 122 milioni di uccisioni, ragazzi. Se volete vedere il post ufficiale di Twitter lo trovate qua sotto in descrizione. Quindi oggi andremo a cercare di aggiungere qualche kill a quel counter andando ad utilizzare Eugenio nelle ricercate. Vediamo se riusciamo a vincerne qualcuna. Vi ricordo sempre che Morduchino è uno scherzone, quindi è possibile che Morduchino non fa neanche una kill con Eugenio, come giusto che sia. Allora, vediamo un po' i nostri avversari. Stanno arrivando. Allora, Eugenio è ottimo per il suo raggio, per il fastidio che può dare in verità agli avversari. Ok, magari non riusciremo a fare kill perché bisogna andare veramente da vicino per farle. In questa maniera magari. Boom! No, l'ultima. Niente. Ultimo colpetto. Mi hai lisciato, mi dispiace. Hai provato, dai, lo ammettiamo. Sei stato bravo. Ok, quindi non ho fatto io la kill, quindi non va ad aggiungersi al counter. Sì, però è un attimo rompiscatole Spike. Devo un attimo recuperare vita prima di tornare a piatta botte. Ok, sicuramente sta là, eccolo. Ha provato a tirare la super. Abbastanza tirata male, oserei dire. Allora, qualche colpo riesco a tirarti. Oh! No, non l'ho grabbato. Non ci credo, che fortunato che sei, guarda. C'hai una fortuna infinita. Non sto facendo una kill. Sta là comunque, preso. No, dai, mi hai fregato la kill. Viper mi ha fregato la kill malamente. Ok, cerchiamo di allontanarci perché siamo 2 contro 1. Potremmo fare una brutta fine. Allora, mi piacerebbe tanto esagerare. Non facciamo noi la kill. Non la faccio io uguale perché c'è l'orsacchiotto maledetto. Allora, tu prendi botte, assolutamente. Tante! Mi sa che muoio io. Morto, Morduchino. Non stiamo riuscendo a fare neanche una kill. Bene, la stiamo vincendo, però non... Manca una kill per Morduchino, insomma. Ammazza che sfortunello, Morduchino. Allora, sto rischiando male. No, perché l'ha tirata? No, io non capisco perché l'ha dovuta tirare verso la Piper. Che senso ci aveva? Tirala verso qualcuno di loro a sto punto, no? E invece... Vabbè, diamogli fastidio intanto, vai, così abbassiamo un po' di vita. Magari... Allora, quella Piper è abbastanza brava. Potremmo rimetterci la vita. Ok, ci provo a dargli un po' di fastidio alla Piper. 27 a 15 e Morduchino non ha fatto manco una kill. Mamma mia, ce l'avevo davanti. Morduchino è scarso, però non è mai morto nella partita precedente, quindi GG. Andiamo a vedere che riusciamo a combinare in questa. O magari perdiamo malissimo, guarda. Ok, di là c'è un broccolo e il broccolo è fastidioso per me. C'è anche la Piper. Allora, noi abbiamo il raggio più alto della Piper, ma facciamo meno danni nell'effettivo. Noi dobbiamo cercare di prendere più da vicino. Allora, là c'è il broccolo, lo prendiamo a fastidio. Mi piacerebbe caricare la super, ecco perché sto cercando di infastidire il broccolo. Ok, il broccolo ha dovuto ritirarsi. Il problema è che questo ci fa un sacco di danni. Se ci piglia, porca zozza, mi sono incastrato contro un muro. Bene, bravo Morduchino. Oh, oh, e tu? Dai, no, me la potevi lasciare. Schifoso. Allora, diamo fastidio ancora al broccolo. Oh, ho preso lei! No, no, ci muoio però. Stanno in 3, dai. Peccato, peccato. Era un bel grabbino. Aia, c'è la Piper e una super del broccolo. Allora, non stiamo messi benissimo. Anche perché questo broccolo potrebbe rompere le scatole. Non l'abbiamo uccisa. Ok, mi carico. Ho comunque 3 colpi al mio arsenale. Dai, no, non ci credo che l'ho lisciato di così poco. Allora, io ti infastidisco male perché tu devi andare un attimo a quel paese. Ok, questa l'ho sentita. Dai, ha saltato. Non ci credo, regà. Niente, Mordug non riesce a fare una kill, quindi niente aggiunte nel counter. Niente, la Piper nostra è morta. Aia. Ah, questa l'ho sentita. Almeno che l'Esmir non riesce a fare qualcosa, questa è persa. Volevi? No, m'ha preso. Porca zozza, se m'ha preso. Non mi prenderai, mi dispiace. Caone. Uccidetelo. Uccidete quel broccolo. Niente. Ah, 16 a 16, pari.
Da non credere. E Morduchino non ha aggiunto ancora una kill al suo counter. È stupenda sta cosa. Cerchiamo di fare cose fighe e interessanti e non riusciamo a farle, manca a farla po'. C'è un Bo, eh. C'è un Bo che potrebbe essere divertente combattere, ma meglio non esagerare. Ma perché attacchi? No, non capisco, raga. Perché questo personaggio è così scemo e attacca random verso la tizia? Lo spiegate? Guarda, attacca verso la Piper. Che cosa sta succedendo? La Piper è cattiva, ok. Ce lo sta dicendo il gioco. Allora, io direi che possiamo bersagliare verso di là. Perché quelli scappano malamente, quindi... Oh, no! Piper, però non te fai colpire con me dietro, se no morimo in due. Uno potrebbe di pure, te potevi leva tu. Te pareva. Guarda che maledetto questo. È venuto subito a chiapparmi. Però ti piacerebbe. Oh, e spara verso la Piper. Non la puoi curare la Piper. Niente, il mio personaggio pensa di poter curare, presumo. Questa la vedo molto brutta, eh. E dai, però. Si è spostata all'ultimo secondo verso sinistra. Anzi, verso la sua destra, per non dirla male. Allora, infastidiamolo. Questa sta full. Piper, però non sei molto furba, lo sai, sì. E niente, la vedo molto dura questa. Questa penso sia la persissima di oggi. Ai 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 ai. E vabbè, santa miseria. Mi hanno fatto un chiusone infinito. Ma Morduchino riuscirà a fare una santa kill? Questi mo restano indietro assolutamente. Fanno pure bene. Guarda quanti! Ok, il Bo è una bella difficoltà in questa modalità. E la nostra Piper non è per niente sveglia, che sta pure ferma ormai. Ha deciso di non giocare più. Perfetto, una partita persa e pure male. Mordug, ma almeno una kill a sta counter ce la vogliamo aggiungere? E che diamo? Morduchino non riesce a fare una kill. Non è ancora pratico con Eugenio. Infatti è uno dei bassi, se avete visto, è livello 13 più o meno. E attacca verso il suo compagno, perché giustamente l'auto-aim di questo gioco è fatto con le mani forte. Vedi, attacca il Brock, raga, attacca il Brock. Allora, ci stanno massacrando anche in questa partita, oserei dire. Ora infastidiamo male, gentilmente. Guardalo, volevi. Non ti uccido? No, dai, mi hai fregato la kill, raga, mi fregano pure le kill, però, dai. Non vale, per una volta avevo fatto una bella action. Ho fatto un grabbino fatto bene per una santissima volta. Vediamo un po' la faccia. Viene qualcuno qua. Dai, non ci credo. No, l'ho lisciata, raga. Niente, non riesco a far kill. Cioè, gli sto dando un grande support ai miei compagni, ma non riesco a fare una kill, manca a volerlo. Allora, vediamo un po'. Infastidiamo quello. Niente, ci stanno massacrando malissimo. Malissimo no. Ancora abbiamo qualche possibilità di combattere, però. Allora, io mi devo avvicinare un po' di più per fare la kill, santa miseria. No, la fanno loro, mi sa. Preso! No, non me l'ha data a me, non me l'ha data a me. Non vale, è mia. Vaffanbecco, lo sapevo io. Ho fatto il grab su una roba immune. L'ho ucciso, dai, no, l'hanno ucciso loro. Non ci credo, raga. Mi stanno a fare vita tutti i colpi, cioè non ne sto più a uno. Però muoio io, sta a vedere. Non vale. Le demostio lì, non ci sta facendo fare una kill. Potremmo morire male. 30-23. Evitalo, evitalo. No, era la kill quella, era la kill. Vabbè, abbiamo vinto anche questa. Ok, questa è l'ultima, raga. Senza una kill, fantastico, cioè, stupendo. Ma è pure che l'ho fatta e non me ne sono accorto, ma non ci credo proprio. Allora, vediamo un po' se riusciamo a... Beh, oh. Siamo già allontanati bene. Oh, guardalo come ha schivato i colpi in maniera tattica con... Cosetto, là. Il barile. Allora, intanto noi anche da distanza riusciamo a colpire, quindi sarebbe il caso di cominciare ad infastidire il nostro avversario. Già stiamo perdendo, non so perché è successa questa cosa. Chi è che si è fatto uccidere così male? Oh!
Aia. No, ci muoio. Ho fatto la cavolata. Ok, non faccio sufficienti danni, stranamente. Da vicino, eppure ne dovrei fare tantissimi. Oppure devo grabbarlo nel momento... No, si è fatto ammazzato allo spike in una maniera veramente... Oh, ho fatto la kill! Non lo so neanche io come. Ok, infastidiamolo tantissimo. Dai! Oh! Mordo che mi sa che ha fatto un'altra kill? O no? Niente, non è mia. Oh, è mia! Mordo che fa una seconda kill! Ma che sta succedendo? Tutti in questa partita, dai. Allora, no però, Piper. Nah, ti piacerebbe uccidermi così, vero? No, mi uccide. Porca zozza. Ha fregato. Ma l'unica partita dove ho fatto i kill andiamo a perdere, sta a vede, eh. Allora, dove stanno i nostri avversari? Eccolo. Preso. Tre uccisioni in una partita. Però questa è la persa, sicuramente. Dai, uccidilo. No, peccato. Era una bella... che diamine, no? Uccidilo. Dai, uccidi l'altro, ti prego. Persa. Mannaggia. Nella persa ho fatto più kill di tutte le altre partite. Ok ragazzi, devo dire che mi sono divertito con Eugenio, anche se sono riuscito a fare le kill solo nell'ultima partita, che poi è stata quella persa. Ma va bene, abbiamo aggiunto delle kill al counter totale dei 122 milioni di uccisioni di Eugenio. Arriviamo a 300 like, condividere il video, iscrivetevi al canale se no, lasciate l'hashtag BrawlStars qua sotto nei commenti per ricevere un cuoricino. E passate anche a vedere la challenge dell'anno super che ho fatto questa mattina. Va bene, ci vediamo nel prossimo video.